Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete notato, nuovo video, anzi nuovo video test. Quindi iniziate già a muovere il dito sullo schermo perché state guardando a 360 gradi. Sì, perché mi sto riprendendo con una camera 360, purtroppo non è una Insta 360, ma è una camera 360 di LG, una 360 economica rispetto ovviamente a una Insta 360. Però la cos'è la prova di oggi? È provare a montare questa camera 360 sopra all'app Sanzino, per la gioia del mio iscritto e amico Marcus, che sicuramente ne avrà da dirmi tutti i colori per questi test che faccio. Quindi ragazzi, adesso provo a montare questa camera, non è stabilizzata, però quando l'avevo montata molti mesi fa sul Mavic Air, veramente l'immagine era stabilizzata, perché talmente il Mavic Air è fermo su un cavalletto quando vola che l'immagine rimaneva stabilizzata anche con una camera come questa, che non è stabilizzata. Sull'app Sanzino non so cosa ne uscirà, ma adesso monto questa camera sull'app Sanzino. Ovviamente ho stampato il supporto in stampa 3D, adesso ve lo faccio vedere, che è questo. Ok, non so se lo vedete, è praticamente è uguale a, perso un pezzo, cioè lo spessore, è praticamente lo stesso supporto che avevo montato sotto per l'Osmo Pocket, però una versione un po' più panciuta, perché l'app Sanzino sopra è più panciuto rispetto alla parte sotto. Quindi ragazzi, adesso monto questa camera sopra all'app Sanzino e decolliamo a 360 gradi, quindi muovete il dito. Ragazzi, l'app Sanzino è tornato sano e salvo, è integro, si è comportato benissimo, devo dire, perché comunque tra camera e supporto ha un peso non indifferente, e devo dire che si è comportato davvero bene. Sono andato anche ad un'altezza di 70 metri e anche lì veramente non ha fatto nessun scherzo strano. Quindi da quel punto di vista tanta roba, spero che le immagini siano venute belle, nel senso che comunque la location è quella che è, non è che sono andato a fare il test in una location fighissima, però spero che comunque diciamo che quello che vi ho voluto trasmettere, cioè vedere dall'alto a 360 gradi con questo drone e vedere il drone da sopra, vi sia piaciuto. Se è così ragazzi, lasciate un grosso pollice su. Se qualcuno ha una Insta 360 da mandarmi da provare, la provo sull'app Sanzino, che magari comunque sia un risultato migliore rispetto a questa LG economica. Quindi ragazzi, mi raccomando, ancora un pollice su e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo ovviamente nei prossimi video.